Ben ritrovati, buon giovedì soprattutto, ben ritrovati con questa nuova avventura di Velo che parte un'altra stagione insieme per raccontarvi tutte le emozioni su due ruote. Oggi è una giornata anche particolare perché la prima puntata di Velo del 2022 cade nel giorno in cui la Tirreno Adriatico arriva proprio a far tappa nella nostra regione con la vittoria straordinaria di un corridore veramente incredibile come Tadej Pogačar. Abbellante, ovviamente parleremo di questo. C'è anche in corso la Parigi-Nizza, dove non ci sono tutti i nomi che sono nella Tirreno, è veramente uno scontro tra titani, ma comunque c'è grande battaglia. Peraltro oggi la UAE ha fatto doppietta perché ha vinto McNulty da una parte e Pogačar dall'altra. Insomma, diciamo che ci sono squadre che se la passano peggio della UAE, ma ovviamente per quanto mi riguarda il piacere è quello di ritrovarci e ritrovarvi a distanza di mesi. Abbiamo avuto la puntata di Natale per chiudere il 2021, ci ritroviamo nel 2022, continua un progetto televisivo che oramai è storia della televisione abruzzese, è storia della nostra emittente, storia di TV6. E quindi ne approfitto per ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito l'anno scorso, che ci hanno seguito negli anni scorsi e che ci seguiranno, speriamo che siate in tanti anche in questa stagione, per tenervi compagnia il giovedì per raccontare quanto succede nel mondo e solo sulle due ruote, ci mancherebbe, perché adesso ce ne sarebbe da raccontare e non proprio positivo. E tutto quello che accadrà nello svolgersi di una stagione che è già partita da un po' di tempo e che insomma avremo modo e tempo di analizzare. Fatta questa inevitabile premessa, che non dovrei fare io perché in realtà io sono un semplice vigile urbano, perché l'anima della trasmissione, che ritrovo con piacere, non so se gli sono mancato, probabilmente no, scherzo, e che ritrovo per il 12° anno, questa che inizio con lui è la 12ª stagione insieme, l'anima della trasmissione, l'ideatore Luciano Robottini. Grazie Luciano, perché anche nel 2022 ci regali questo spazio. Ci regaliamo questo spazio di approfondimento, ben trovato. Grazie. Ben trovato soprattutto, abbiamo avuto anche modo privatamente, però insomma ti mando un abbraccio per quello che che è successo, per la scomparsa di tuo papà. Sì. Anzi, in questo momento colgo anche l'occasione veramente di ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini, lo dico a nome di tutta la mia famiglia, perché veramente in questo momento complicato della vita, che può succedere un po' a tutti, ho avuto veramente tantissimi messaggi di coraggio in questo momento, quindi ringrazio veramente tutti per quelli che ci sono stati vicini in questo momento complicato. Poi si riparte e effettivamente mi rendo sempre conto anno per anno che questo progetto televisivo, che parte sempre normalmente la prima settimana di marzo, andrebbe modificato un attimo, perché il ciclismo anticipa molto i tempi. Noi nel passato indicativamente questo era il range, in Europa si partiva con qualche corsa in Spagna, poi l'Aiguelia, ma adesso siamo arrivati all'Aiguelia con oltre 100 giornate di corse nel ciclismo internazionale, quindi ritengo che ci rifletto anche un po' di più per la prossima stagione, ma penso che questo sport in questo momento meriti di essere analizzato anche nei mesi precedenti, perché veramente ci stiamo divertendo tanto e probabilmente quest'anno ci divertiremo ancora di più, perché quello che abbiamo visto in questa prima parte della stagione veramente è interessante, e chi è appassionato di questo sport sicuramente avrà la maniera di emozionarsi con grandissimi eventi, grandissime giornate di grande lotte, perché stiamo vedendo giorno per giorno situazioni che ci emoziona. Era da tanto tempo che non ci si emozionava a vedere le corse di bici come in questo periodo. Cioè, insomma, ci stai dicendo con 8 mesi di anticipo che l'anno prossimo partiamo un po' prima. Noi siamo contenti, ci mancherebbe. No, scherzo, ovviamente. Poi avremo tempo e
modo per vedere. Oh, alla tua sinistra ritrovo con piacere Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Grazie, grazie Jacopo. Ben ritrovato, in forma smagliante. Buonasera a tutti. Non rispondi sulla forma smagliante. No, però guarda che c'è uno più in forma smagliante di te, lo sto per andare a salutare. Appena sono entrato ho detto: Luciano, sei dimagrito. Ma quando ho visto Riccardo, mi sono spaventato. ben ritrovato. Sei proprio uno scemo. Perché mi provocate, perché mi sono messo leggermente a regime alimentare. Comunque, buonasera a tutti, sono contento, felice di ritrovarvi, sono felice anche che oggi la Tirreno Adriatico ha fatto vedere l'Abruzzo e gli abruzzesi, perché è andato forte anche Cicco, e sono contento di questo progetto che a me non fa soltanto che piacere se Luciano anticipa l'inizio delle danze, perché in effetti... guarda, ti posso dire solamente, visto che siamo in una fase così di chiacchiera libera, molti, quando siamo arrivati praticamente alle strade bianche, ci hanno detto: oh, finalmente vi rivediamo, meno male, grazie. No, peccato che noi è dal 30 di gennaio che facciamo le trasmissioni, commentiamo le corse un po' in giro per il mondo, e quindi è giusto anche che un emittente come TV6 sia sul pezzo, e quindi io direi di anticipare di un mese, se posso lanciare un'idea. Sì, da febbraio si deve cominciare l'anno prossimo, dai. Come siamo riusciti a sdoganare quell'ora e 45, da un'ora e 30 a un'ora e 45. Faccio la proposta: 2 ore di trasmissione e da febbraio. Lo faccio gratis, Luciano. Non no, ti no, vabbè. Come sempre, vabbè, Riccardo. Noi ci siamo, noi siamo a disposizione. Comunque, giustamente, ecco le pagine dove potete seguirci: la pagina di TV6, Facebook, la pagina di Velo. Potete commentare la nostra diretta, potete scriverci al 392-737-0660. Potete seguirci sul canale 14 del Digitale Terrestre, sul 514 in HD. Saluto Maurizio Daguì in regia, che è il mio compagno di viaggio dietro le quinte, che però mi ha già scritto: ricordati che questa è solo l'anteprima, e ha ragione, fuori già di 2 minuti. Allora, noi ci fermiamo, non cambiate canale, piccolo break pubblicitario, tra poco inizio Velo numero 1. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stepping, I'm 10'2.
too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Taccone Biker. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Puntata d'esordio di Velodrome 2022, la puntata numero uno, e ovviamente, come detto già nell'anteprima, che è stata un po' più ampia del previsto, ma questo lo avevamo previsto, oggi giornata importante per la nostra regione, l'arrivo della Tirreno Adriatico, vittoria di prestigio di un corridore. Riccardo, io parto da te, ma più che altro per chiederti se... Oggi c'era sul sito della Tirreno Adriatico, nel tardo pomeriggio, quindi dopo la vittoria di Pogačar, c'era un articolo che aveva questo titolo: si stancherà mai? Ecco, una domanda che ti giro, si stancherà mai? Perché Evenepoel ha detto prima o poi dovrà stancarsi. Allora ti chiedo, si stancherà mai? Lo spera molto proprio Evenepoel che si stanchi, però l'atteggiamento che ha questo ragazzo... ricorda, non a caso è di Merckx, no? Il cannibale, lo chiamavano il cannibale perché vinceva tutto, è andato a prendersi un secondo da buono l'altro giorno, ieri ha fatto una sfiammata, e davanti c'era un vincitore di un Giro d'Italia, un bicampione del mondo e uno che aveva vinto due Tour de France, che era lui, è andato a prendersi tre secondi da buono. È entusiasmante come interpreta le corse. È vero, il Wild Tour c'erano due salite, non è che fosse una corsa chissà che cosa, però su quelle due salite ha dato spettacolo insieme ad Adam Yates, che ha tentato in tutte le maniere di staccarselo da ruota e ha vinto anche quella, ha rivinto lì. Quello che ha fatto alle Strade Bianche è ancora nel cuore, negli occhi della gente, è partito a 51 km dalla conclusione come fosse la cosa più normale del mondo, ha tentato, interpreta le corse nella maniera che piace a noi. Sì. Un po' come fanno anche gli altri, perché noi abbiamo una generazione di veramente, la canzone viene proprio a pipa di cocco, una generazione di fenomeni, perché noi stiamo vivendo un momento bellissimo, cioè non parliamo poi del... noi stiamo vivendo la Tirreno Adriatico, ma sempre su Eurosport si trasmette in diretta la Parigi-Nizza, commentata da Vladimir Belli e da Fabio Panchetti, anche di là fuoco e fiamme, c'è una Jumbo-Visma fantasmagorica. Hai detto bene prima nell'anteprima, scusate il gioco di parola, effettivamente il clou è qui, cioè ci sono più corridori alla Tirreno Adriatico che non alla Parigi-Nizza, però anche l'anno scherzano, e Van Aert che va come una moto, ha battuto Roglic ieri a cronometro
di 2 secondi, Roglic che è sul pezzo anche lui come sempre, cioè sono corridori che confermano quello che hanno fatto fino ad ora. E Evenepoel mi sembra più accorto, e mi aspetto, ti dirò di più, che domani sui muri, per arrivare poi a fermo, e secondo me lui domani gliela dà, non ci credo io che domani non faccia qualcosa, aveva già tentato oggi. Sì. Però quello che ha fatto oggi a Bellante Taddei è spettacolare, ma ci sono stati degli spunti anche oggi in corsa, si vede, è proprio un'altra corsa. Luciano credo che abbia interpretato appunto il mio pensiero, ci si diverte, è tanto, io mi sono divertito da morire. Noi abbiamo fatto la telecronaca quando mancavano ancora 100 km alla conclusione sulla nostra app, su Discovery Plus, ma è spettacolare quello che ha fatto anche Simmons, no? Quinn Simmons è stato campione del mondo due anni, cioè nel 2019 juniores, a 20 anni, a 21 anni a maggio, un altro giovane che ha fatto la fine del mondo. Qui vediamo l'azione di Richie Porte nel finale con Taddei che andava a tamponare tutti. E tutti. Quello che mi è piaciuto è stato anche Ciccone, perché comunque qualcuno ha detto ma Ciccone è arrivato quinto intanto, e insomma non è che è arrivato esimo, era sempre lì sul pezzo, ha tentato di è stato qui, si vede benissimo, era a ruota di Taddei, praticamente l'ha piantato là a un certo punto, ma chi è che poteva resistere a quello scatto? Oggi come oggi nessuno in questo momento, quindi godiamoci Taddei Pogacar, ma aspettiamoci che domani il bimbo belga faccia qualcosa, perché non ci credo che lui stia lì così tranquillo e beato. Qua il francese, anche questo francese, non ce l'ha fe, assolutamente no. Peraltro noi si pensava non ce l'ha fe, e qui c'è proprio la botta con Cicco che va un po' in difficoltà, ma era normale, si stava andando fortissimo lì su una salita, voi la conoscete bene, Luciano, Ruggero, sicuramente l'avrete fatta anche nelle corse da dilettanti, l'avrete sicuramente frequentata quella salita, non è una salita durissima, è una salita da fare di rapporto, però ragazzi è venuta fuori una selezione, sì, di pochi secondi, però la selezione è venuta fuori, quindi io mi sono divertito tantissimo e continuo a divertirmi, perché il ciclismo oggi è bello, secondo me. Diamo il benvenuto, ci ascolta, adesso gli diamo il tempo di sistemarsi con l'inquadratura, a Luigi Di Giosia che vedo nella stanza Zoom, eccolo qua, ciao Luigi. Buonasera a tutti. Ti sei divertito anche te, o era più lo stress ovviamente, perché fino a che non arriva la tappa e non va via la carovana si è sempre un po' stressati? Guarda, abbiamo finito pochi minuti fa, sono andati via tutti, abbiamo salutato e ringraziato RCS per l'opportunità che ci ha dato, e sono stati 4 mesi di lavoro, perché questa tappa viene da lontano, è partita l'idea da dicembre dell'anno scorso, da dicembre di questa dell'anno scorso appunto. Sì, esatto, e siamo riusciti veramente a coronare questo sogno che per noi, una cittadina come Bellante di 7.000 abitanti, avere un arrivo di tappa poi così frizzante con la vittoria di un grande campione come Taddei Pogačar, e con anche tutto il resto, perché Evenepoel, il nostro Giulio Ciccone, quindi è stata una tappa bellissima, frizzante, su un percorso secondo me nel finale anche abbastanza duro, perché il tratto dove Pogačar ha fatto la differenza è un tratto al 12% ed è partito con un 52-53-15 veramente con una potenza incredibile, ha fatto una selezione incredibile. E al di là di questo, io voglio anche ringraziare tutte le istituzioni, dal presidente della provincia Diego Di Bonaventura, che ci è stato
vicinissimo alla regione Abruzzo, che ci ha permesso di sistemare tutto il manto stradale che era veramente in condizioni pietose, e quindi ha garantito la percorribilità di questa tappa, e siamo veramente felici di aver fatto questa, di aver avuto questo premio, ecco. Assolutamente. Intanto io ringrazio per le immagini Loris Bennato, che oggi insomma ha seguito questa tappa molto molto bella. Peraltro ha realizzato le immagini che voi avete visto del podio, dove praticamente saliva, a parte Simmons, è salito solo Pogačar, praticamente scendeva e saliva, scendeva e saliva. Perché vi faccio vedere queste immagini? Luciano, poi vengo da te per, per una valutazione, e vado anche da Ruggero. Perché noi abbiamo in esclusiva, allora guardate bene questa scena, ok? Abbiamo in esclusiva, ve lo facciamo vedere, ecco qua. Stappa e bagna un po' tutti, e noi abbiamo, ce l'ha riportato Loris Bennato, il tappo della bottiglia. Voi non potrete anche non crederci, ma posso assicurare che è il tappo della bottiglia di champagne di Tadej Pogačar sul tappo di sul palco di Bellante. Cioè, Luciano, te le inventi tutte, guarda. Te le inventi tutte. Ma scusami, ma questa è una specie di cimeglio, ragazzi. Sì, ho capito. Ti svegli tardi la mattina, vai in giro col tappo di champagne. Perché so che tiro tardi la sera, vedi che sono qui con voi. Luciano, sull'attacco. Oggi tu la conoscevi la classe? Sì, voglio fare i complimenti a Gino, perché hanno disegnato una tappa veramente molto interessante. Ero sicuro che poi alla fine di questa tappa avrebbe vinto sicuramente un corridore di grande classe, perché sarebbero saliti con dei rapporti lunghissimi, e su questo tipo di arrivo poteva vincere solo un corridore di classe e un corridore di una grande condizione di forma. E Pogačar sta dimostrando veramente in questo inizio di stagione che il corridore è quasi imbattibile in questo momento. Quindi agli organizzatori innanzitutto faccio i complimenti. E poi, quando arriva il ciclismo in terra d'Abruzzo, voglio sempre ricordare che gli organizzatori delle tappe, sia della Tirreno che dei giri, propongono veramente percorsi interessantissimi. E poi, guarda caso, chi va a vincere? Va a vincere Contador, ha vinto in Abruzzo Sagan, Quintana, Bernal. E oggi questa vittoria è un bel regalo anche per questa cittadina. Vero. Che ha investito molto, e la vittoria di Pogačar esalterà il nome di Bellante in tutto il mondo. Quindi un investimento fatto veramente con molta intelligenza, e speriamo che gli organizzatori siano veramente soddisfatti di questa giornata di gloria che questo grandissimo campione del ciclismo gli hanno regalato. Luigi, torno da te, perché poi in realtà oggi Bellante, però la provincia di Teramo anche l'anno scorso, con la partenza da Castellalto per Castelfidardo, insomma è una provincia che soprattutto quando si parla di Tirreno nelle ultime stagioni è sempre protagonista. Sì, non solo Bellante oggi, non solo Castellalto l'anno scorso, ma anche la tappa, l'arrivo ai Praditi, guarda caso ha vinto ancora Pogačar. Quindi mi associo a quello che ha detto anche l'amico Luciano, perché le tappe che vengono fatte in Abruzzo sono tappe veramente interessanti. Non ci dimentichiamo la vittoria di Nibali ai Prati di Tivo, la vittoria di Froome ai Prati di Tivo. Sì. Quindi sostanzialmente sono delle belle tappe. Poi noi oggi abbiamo avuto la fortuna di avere una giornata veramente primaverile, eravamo un po' preoccupati per questo fatto, perché nei giorni scorsi la temperatura non è stata molto clemente. Invece oggi c'è stata molto favorevole anche la giornata, c'era uno scenario di pubblico impressionante, anche se la tappa è arrivata di giovedì, quindi una giornata lavorativa, e non tutti hanno avuto la possibilità di poter lasciare il lavoro per venire a vedere la tappa. Però onestamente abbiamo avuto uno scenario di pubblico lungo la salita che era quasi da stadio, quindi
veramente dalla curva sud, veramente, veramente siamo soddisfatti e speriamo in futuro di poter riproporre qualcosa sul Teramano, perché il Teramano, la provincia di Teramo, scusate se sono un po' campanellista, però la provincia di Teramo è veramente una provincia che si adatta molto al ciclismo, e sono pieni di appassionati e noi vorremmo eventualmente anche riproporre qualcosa quel prossimo anno. Hai qualche idea, Luigi? No, ovviamente non è che ti stiamo chiedendo una news, però se c'è qualche posto che magari andrebbe esplorato, rivalorizzato, non lo so. Ma posto in sé per sé no, però si parlava, si vociferava, si cercava di eventualmente di capire se si potesse fare una tappa mare e monti, cioè della provincia di Teramo, quindi solo della sola provincia di Teramo. È un discorso che veramente nasce da due chiacchiere fatte con alcuni esponenti politici, con delle persone, però onestamente è veramente prematuro parlarne. Certo. Ci godiamo questa bella tappa e ci riposiamo un pochetto, perché ci dobbiamo un po' disintossicare dalle fatiche, perché è stata veramente, veramente dura organizzarla e trovare le sponsorizzazioni che ci hanno permesso di portare a casa questa tappa, anche perché e concludo, cioè una tappa della Tirana del Triatico, quindi un arrivo è anche abbastanza oneroso, soprattutto per un comune come Bellante di 7.500 abitanti con un bilancio annuo che non è certamente un bilancio come può essere Pescara, piuttosto che Chieti, Teramo, eccetera, eccetera. Eh sì. Oh, io vado, intanto belle queste immagini proprio dell'arrivo di Pogačar, vado da Ruggero, però prima di andare da lui, che poi in realtà, Riccardo, correggimi se sbaglio, quelli sono gli arrivi alla Marzoli, giusto? Quelli che abbiamo visto oggi. E lui le vincerà tutte così. Sì, ok, così ti ho fatto pagare la storia del tappo. Oh, tornando seri, Ruggero, ti è piaciuta? Ti è piaciuta la tappa di oggi? Beh, interessante, entusiasmante, ma in realtà stiamo vivendo un inizio di stagione veramente scoppiettante, vero? Vabbè, chi è che non è piaciuta? È un ciclismo che, come ha detto anche Riccardo, è fantastico, emozionante. Questi giovani veramente stanno stravolgendo tutte le regole che avevamo magari noi in passato del ciclismo e ci fanno emozionare. Come all'Estate Bianca è partito a 50 km dall'arrivo, Pogačar, e non si era mai visto un finale del genere, un atleta che all'Estate Bianca era partito a 50 così da lontano. Ed è proprio un bel ciclismo, è proprio anche alla Parigi-Nizza se le stanno andando fortissimo, con percorsi anche duri. Io non ricordo in passato se questa concentrazione di atleti così di fascia alta in questo periodo erano tutti già in forma e tutti già dimostravano il loro valore in campo con i risultati. Chi vinceva il Tour de France andava in forma in quel periodo o poco prima, e lo si vedeva solo in quel periodo. Invece adesso noi vediamo Pogačar di qua e Roglic di lì in Francia già con la maglia di leader, già li vediamo protagonisti. Prima non vedevamo questo tipo di ciclismo. Addirittura, Ruggero, scusami se ti interrompo, ma sta diventando importante anche le tappe insignificanti, cioè quelle che sono destinate ai velocisti. Oggi è interessante anche vedere quelle tappe, perché oggi c'è una pattuglia di velocisti molto ma molto interessante. Sono d'accordo, come diceva ieri Riccardo, perché poi c'è una preparazione alla volata, c'è una scuola, c'è chi deve tirare l'ultimo chilometro, cioè diventa interessante tecnicamente vedere anche le tappe dei velocisti, dove i velocisti in questo momento ce ne saranno 20 che possono ambire a vittorie importanti, quindi il ciclismo è diventato interessante sotto
tutti i punti di vista, le tappe in salita, le tappe in volata, le cronometro. Quindi in questo momento seguire questo sport ci si emoziona veramente molto. Abbiamo visto sia la Parigi-Nizza e anche la Tirreno diversi velocisti, e da Merrell a Jakobsen a Pedersen a Stuyen a Caleb Ewans, che se ci guardiamo dentro sono tutti probabili protagonisti alla Milano-Sanremo, mentre magari in passato riuscivi a fare un nome barra due. Per quanto riguarda le tappe, anche Pogačar è bello, spende tantissimo in gara. E poi apriremo un attimo una non una polemica, ma una riflessione su questi atteggiamenti tattici di Pogačar, che secondo me sono troppo devastanti per un corridore che poi deve garantire risultati durante tutta la stagione, perché Pogačar deve essere interessante adesso, le classiche, il tour, la sua stagione sarà intensa, lunga e sempre da protagonista. Quindi un attacco come le strade bianche a Siena nei giorni scorsi mi sembra un po' un attacco spregiudicato, oppure un attacco che avrebbe potuto fare negli ultimi 15-20 km. Quindi la gestione di questo atleta secondo me va messo un attimo in discussione pure. Okay, poi posso dire. Sì, perché poi io non so se volevi dire questo, Riccardo, aggiungo una cosa al ragionamento di Riccardo di Luciano. Poi in realtà quella di sabato è stata una cosa che quasi si è ritrovato, che gli è caduta in testa, cioè non era un vero e proprio, cioè si è ritrovato ad andare in fuga quasi, non dico non volendo, ma ad un certo punto, peraltro attaccato su un tratto anche strano di leggera discesa sullo sterrato. Forse no, non, era proprio... non era tanto strano, Jacopo, quella discesa vera sullo sterrato. No, non era forse il punto che aveva, su cui lui pensava di voler attaccare, cioè a me è sembrato più una cosa che no, si è ritrovato. No, Jacopo, siete in errore. Lui sapeva che sul tratto di Sante Marie era il tratto più duro e lui voleva attaccare. Forse non voleva andare via da solo, questo sì, voleva portare via un gruppetto, come era successo anche in passato, per poi magari dargli la botta sulle tolfe. Però questo è un corridore che fa tutte le cose con naturalezza. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e vi posso assicurare, anche quelli che dicono a vincere così poi dopo starà sulle scatole a tutti, lui lo rispettano proprio perché va forte, lo ammirano tutti per quello che fa con estrema facilità e naturalezza. È un ragazzo splendido, anche perché si spende per la squadra, non è uno così egoista come poteva essere, come sono e lo sono stati tanti campioni. Lui era caduto là nella caduta, appena noi ci siamo collegati, fra le altre cose mi dico un retroscena, noi ci siamo collegati proprio sulla caduta, sì. E ci siamo guardati perché c'era scritto live coverage, comunque sì, eravamo in diretta. Ma con la caduta così, eccola qua, noi ci siamo trovati con questa roba qua. Che sembravano degli highlights di una strada bianca passata. No, sembravano magari gli highlights di una caduta precedente, magari dovevamo, cioè, però non ci avevano detto nulla, quindi, e siamo rimasti un po' così basiti. E in quella caduta c'era rimasto anche Pogačar. Però quello che pensi te, Luciano, è corretto, tant'è vero che gli atteggiamenti sulle corse un po' minori, diciamo così, fra virgolette, ce l'aveva Evenepoel, perché lui era abituato da juniores, si metteva in testa, li staccava tutti e quella era la sua diciamo, strategia di corsa. Pogačar lo fa con estrema naturalezza e io anch'io, pensando quello che hai pensato te, Luciano, ho detto ma la cronometro risentirà un po' di quello sforzo lì. Due giorni prima aveva fatto quella roba lì e lunedì c'era la cronometro, e la cronometro, anche se era corta, ma era sempre 14 km, la cronometro deve andare e avete visto cosa ha fatto. Quindi questo è un corridore
che bisogna goderselo e si stancherà, boh, non lo so. Quello che fate vedere ora in sovraimpressione sulla parte di là, il barbuto Quinn Simmons, oggi ragazzi ha fatto una roba esagerata anche lui, perché è partito quando mancava 40 km dalla conclusione. E dopo, di solito, quando uno fa uno sforzo di quel genere, si sta, cioè, bah, ho fatto, ma non ripreso, ciao. E si è messo a lavorare per ciccone. So se l'avete visto, Luciano. Sì, l'ho visto. Secondo me, quello è, quella è una roba da fenomeno. Cioè, io da corridore, aver visto questa cosa, ex corridore, da corridore. Vabbè, la mentalità è sempre quella del corridore, dai. Sì, ma cioè, vedere una cosa di quel genere lì a me mi ha esaltato, cioè, mi ha fatto vedere uno che potrebbe un domani gestito un pochino meglio, perché lui c'ha un po' la soffitta un po' scomposta, c'ha da sistemare un po' di cose, mi dicevano, perché essendo già americano che ha un'altra cultura, però ragazzi a 21 anni a maggio, cioè, ha fatto un numero anche oggi esagerato, perché non è che andava piano dietro, non è che l'hanno lasciato andare. Oggi sono andati, noi ci siamo collegati in diretta, ripeto, sull'app, su Discovery Plus, quando mancavano 100 km, ma sono arrivati, cioè, sul lineare abbiamo fatto l'ultimo giro praticamente. Sono andati esagerati anche oggi, sono andati forte, non è che sono andati piano. E devo fare i complimenti, perché l'ho accennato anche in cronaca, le strade erano bellissime, il circuito era molto bello, era spettacolare, e mi aspettavo appunto un finale così. Io mi ero sparolato, mi sembrava l'arrivo per Alaphilippe, però Alaphilippe ci è rimbalzato, ma questo ragazzo è andato fortissimo. Intanto sono ancora qua col cuore che... che palpita. Sì. Prima sono arrivati ovviamente via SMS i ringraziamenti a te Riccardo, ovviamente anche a Luca Gregorio per la descrizione della nostra regione, della provincia teramana. Immagino che anche a Luigi abbia fatto piacere, anche se ovviamente lui era sul campo prima di salutarlo, questa copertura anche internazionale di un posto ovviamente splendido come Bellante, ma non enorme, una località piccola. La copertura internazionale di un posto come quello, insomma, è quello per cui si spende tanto tempo e tante energie. Sì, Jacopo, io intanto voglio ringraziare Riccardo Magrini, che non conosco, perché in telecronaca mi hanno riferito, anche se io non ho avuto la possibilità di vederla, la telecronaca, che si è speso molto sul circuito elogiandoci dicendo appunto che era bellissimo e che le strade erano ottime. Effettivamente noi abbiamo fatto un bel lavoro su questo. Che cosa dire? Oggi Bellante era su 186 paesi al mondo che sono collegati praticamente in diretta televisiva con la Tirrenia di Adido. Per noi questo è stato un momento veramente di massima visione, di massima visibilità. Di chi è stata l'idea dei palloncini bianco, rosso e verdi col blu, uno di qua, uno di là? Bellina quella lì. È stata mia, sono dei totem. Sì. Allora complimenti, perché erano... Grazie. Sì, abbiamo speso un po' di soldini per arredare quella salita. Sì. Vabbè, è normale, però insomma la resa è stata veramente eccezionale. Luigi, io ti ringrazio davvero tanto, perché so che è stata una giornata questa, ma anche quelle precedenti, veramente molto intensa. Ci siamo goduti una tappa bellissima, vinto da un corridore straordinario, e per questo comunque vi ringraziamo. Grazie Luigi.
Io ringrazio voi, ringrazio la vostra emittente, un saluto particolare se mi permettete a tutti quanti voi, ma in modo particolare a Luciano che ci conosciamo da tantissimi anni. Vi ringrazio per essere stati presenti sia alla presentazione sia oggi come alle riprese televisive e speriamo di rivederci presto. Grazie a voi. Grazie. E un saluto grazie. A Riccardo, un saluto a Riccardo Magrini. Grazie, grazie, grazie Luigi, un grazie, abbraccio, Luigi. Grazie. A presto. Grazie a voi. Ciao. Dicevamo, fa le cose con grande naturalezza. Noi oggi, questa mattina, ecco perché ti alzi tardi, perché oggi stamattina mi hai chiamato e non hai beccato perché ho messo il non disturbare quando dorme, quindi te hai detto dormi fino a tardi e va bene. Però abbiamo passato un'ora al telefono parlando di questo nuovo volto del ciclismo, che non è solo Pogacar, sono tanti, con grande naturalezza, che poi è la naturalezza che fa diventare questi ragazzi, oltre che fenomeni, anche personaggi che attirano nuove generazioni a questo sport. Per esempio, ti era mai capitato sulla salita finale delle Strade Bianche dare il 5 a uno del tuo fans club? Io penso di no. E questo anche è un segnale, non lo so, è chiedo a te che sei un freschissimo ex professionista, è anche un segnale di anche un movimento ciclistico un po' meno legato a determinate tradizioni, anche un po' più sciolto, forse un po' più adatto a un pubblico un po' più giovane. Sì, allora nello specifico un campione del valore di Pogacar, per esempio paragonato agli anni miei, poteva essere un Armstrong. Da un Armstrong non te lo aspettavi. Poc'anzi Riccardo ha detto io lo conosco bene, ho avuto il piacere di conoscere, un ragazzo semplicissimo, cioè lo si vede, fa le cose con naturalezza, è semplice, è presente, si butta su uno strappo per un traguardo volante, per prendere un secondo da buono, fa delle azioni inaspettate con naturalezza. È chiaro che rispecchia quello che è la sua anagrafica, certo. Quello che è la sua generazione. E come lui adesso ce ne sono tantissimi, perché togli Valverde che ha 20 anni di più, che si è piazzato secondo alle Strade Bianche, spalle. Che è un grandissimo, e togli qualche altro, pian piano sono tutti di loro, sono tutti di una generazione molto fresca. Anche oggi il McAlpin della UAE che ha vinto alla Parigi-Nizza, anche lui è giovanissimo, quindi è da qualche anno che stiamo vivendo questo cambio generazionale che ha fatto bene al ciclismo. Certo. È un cambio completo, sono ragazzi molto attenti ai social, sono ragazzi molto più presenti, quello sì. Assolutamente. Intanto fatemi salutare il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, eccoci. Ben trovato, immagino che anche per lei insomma sia stata una bellissima giornata, un po' stressante, ma d'altronde i grandi eventi sono così, sono belli anche per questo. È soddisfatto? Sì. Sì, felice per la mia comunità provinciale, per i comuni che hanno ospitato questa tappa, perché in un momento difficile veramente per l'economia, perché veniamo da 2 anni di pandemia, anche per un momento brutto che stiamo vivendo, che questa guerra è quasi vicina a noi, ecco, si riporta un po' di entusiasmo. I grandi eventi sono proprio il clou per una città, per un paesetto, e poi con l'entusiasmo, come dico io, genera il PIL, perché si sottovaluta che questi eventi portano economia sul territorio e fanno promozione territoriale su una provincia che è un unicum, dico sempre, perché la nostra provincia siamo montagna, siamo collina e siamo mare. Ecco, vedete le immagini, vediamo le immagini di tutti, e oggi è stato un grande momento di promozione turistica e in parallelo economia circolare sul territorio. Queste cose vengono spesso non dette e le dobbiamo dire, ecco, proprio ecco, l'opportunità che mi date questa sera di intervenire, perché molto dice ma giro perché serve, no, ecco, l'evento sportivo porta economia sul territorio, oltre a un grande momento di promozione territoriale. Poi presidente, buonasera, sono Luciano Rabottini. Eccoci. La firma di questa vittoria di Pogacar sul suo territorio veramente è un'ottima spinta pubblicitaria al vostro territorio, perché veramente è un grande campione,
e domani su tutti i giornali del mondo appunto ci sarà la firma del vostro territorio, quindi siete stati da questo punto di vista anche fortunati con questa vittoria. Sì, questo è vero, ma la fortuna aiuta gli audaci, ok? La fortuna aiuta gli audaci. Oggi, giusto così per ridere, stavo lì sopra il palco, stavo sempre preso con tante cose, era bello vedere questo ragazzo che rientrava e riusciva sempre, perché oggi ha riportato a casa 3-4 titoli, 3-4 maglie ho visto, no? E fa paura, questo è un ragazzo che ha 22 anni, quanti anni è adesso? Questo avrà 10 anni di grande carriera, è bello perché su queste nostre colline teramane, ecco, parte con qua, entra con la maglia celeste, no? È impressionante, è uscito ed è entrato sempre lui, ha stravinto, oramai fa paura veramente, ecco, portiamo fortuna, però è bello perché ecco, oggi, ecco, visto nei volti delle persone, ecco, i sorrisi, la spensieratezza, ecco, è bello vedere ecco, un'organizzazione che fa sempre importante. Ecco, noi abbiamo ripreso un po' di credibilità con la provincia di Teramo, perché ultimamente abbiamo dimostrato di poter e saper organizzare eventi di questo genere. Io qui dico grazie ai sindaci, so che significa da sindaco perché l'anno scorso abbiamo organizzato un evento a Notaresco che è la partenza del Giro d'Italia, so che significa mettere in piedi un sistema del genere, cioè ringrazio il sindaco, la sua comunità, gli amatori del ciclismo, no? Ecco, lì c'è anche un appassionato, Luigi Giosia, che saluto, Pino Cerase, tutti gli altri che hanno collaborato, come il sindaco di Campi, perché ci vuole coraggio. Ecco, quando dico che con questi eventi si esce anche un po' dall'anonimato, oggi Bellante ha una percezione diversa. Bellante e Campli hanno una percezione diversa, però ci vuole coraggio perché ti metti in un percorso, poi i soldi arrivano. Noi molte volte diciamo non ci sono i soldini, no? La scusa sono i soldi, io a Notaresco sono l'esempio, no? Un comune con le sue difficoltà di bilancio, ci vuole coraggio. La scusa ora che non ci sono i soldini, un sindaco non riesce ecco, a trovare dei fondi, significa che o è pigro o non ha voglia, è sempre un peccato per la propria comunità. Presidente, noi abbiamo avuto Luigi Di Giosia fino a qualche minuto fa e veramente è soddisfatto di questa grande giornata, ma c'è stato veramente un grande, grande lavoro perché negli ultimi 3-4 mesi sti ragazzi si sono adoperati per far sì che questa giornata venisse fuori alla grande. E lei è anche appassionato di ciclismo, questa bella eredità lei l'ha ereditato da chi vi ha preceduto, Walter Catalla, che è stato il presidente della provincia, che purtroppo non c'è più, e noi siamo veramente molto affezionati a questo grande personaggio perché Walter amava tantissimo il ciclismo, ci ha investito pure lui tantissimo perché era un grande appassionato, ma soprattutto credeva in questo sport, perché questo sport riesce veramente a fare comunicazione ai territori. Quindi io ti faccio i complimenti perché hai ereditato da Walter Catarra questa grande passione del ciclismo, e io mi auguro che tu possa portarlo anche avanti nel prossimo futuro. Ti ringrazio Luciano perché Simone e l'entusiasmo me l'ha portato, ecco, me l'ha generato Walter Catarra, purtroppo il compianto perché è morto tra virgolette stupidamente, ecco, oggi era una grande opportunità perché era ancora lui con me presidente della provincia, io facevo il suo vice, ma la vita ci riserva questo, però ecco, bisogna andare avanti, ecco, io l'ho detto, il ciclismo, lo sport in questo momento ancora di più deve starci perché lo sport unisce, lo sport unisce. Io anche qui, adesso spostandoci su temi internazionali, ho visto alcune federazioni sportive che hanno interrotto, annullato, e questi sono dimenticati che durante le guerre chi ha creato diplomazia sono state le attività sportive. Lo sport non si è mai fermato nella storia, okay, dei secoli. Qui c'è qualcuno che ha fermato pure qualche attività sportiva, adesso non voglio entrare in polemica con le federazioni internazionali, ma ecco, invece è bello che noi qui, ecco, continuiamo, lo sport unisce, lo sport fa diplomazia. Io ringrazio Luciano veramente che ha ricordato, ecco, il compianto Walter, che mi ha trasmesso questa cosa, e l'ho detto, la provincia di Teramo ci sarà, chi mi precederà dopo di me dovrà continuare, che i grandi eventi, in special modo lo sport, il ciclismo in provincia di Teramo negli ultimi anni ha dato una percezione importante, io l'ho detto, di promozione turistica, e anche in parallelo, che non è trascurabile in un momento di grande difficoltà,
PIL, economia. L'entusiasmo genera economia. Il grande evento genera economia, genera questo. Io perciò ringrazio a voi, sono contento perché mi ritrovo a Velò. Ero piccoletto quando feci una promessa, faremo grandi cose. Io ero un assessore. Allora, Presidente, era seduto, assessore. Prima lo studio era un po' differente, era seduto esattamente dove si trova adesso Luciano. E, beh, parliamo di qualche anno fa, ed effettivamente promise che gli eventi del ciclismo sarebbero stati al centro della sua attenzione. E, devo dire la verità, in quella circostanza un po' tutti... Non dico che la guardammo un po' interdetto. Questo però... ragazzetto ma si spegne. No, però. Ma era così, ma è giusto che. Spesso è così, è giusto si dice: che... uno apprezza la volontà di fare, poi magari perché poi dice: se nel caso non ci dovesse riuscire, avrà avuto delle attenuanti. E invece, devo dire la verità, poi in più di una circostanza ci siamo reincrociati proprio su questo. Sì, sempre. Era un giovane assessore con tanti sogni, non pensavo mai di diventare Presidente della Provincia, ma non penso mai al futuro. Però ecco, uno deve sognare. E lo slogan che ha il mio paese è che solo chi sogna realizza l'impossibile. Nessuno credeva che Notaresco potesse partire giù d'Italia, ma se sogni, ok, renti anche l'impossibile possibile. Io questo, ecco, l'invito che dico agli amministratori: sognate, fate sognare il proprio popolo e non ci nascondiamo, non si può fare nulla. Lì c'è il sintomo di una nuova classe dirigente che è la pigrizia. No, questo non si può fare, non c'hanno i soldi. Lì è pigrizia, perché ogni sì, ogni sogno genera azione, genera lavoro. È quello che fa tutti quanti voi dietro al ciclismo. Presidente, siccome devo andare in pubblicità, la dobbiamo salutare ringraziandola. Il prossimo impossibile qual è? Adesso qui con voi, con Luciano, ci ho preso gusto. Infatti adesso mantenere quello che abbiamo fatto è importante, però non è detto che nel 2023 oggi scambiavo con qualche persona, perché io ho cercato sempre di far stare bene quelli di RCS, quelli che vengono, perché si devono riportare il bello e il buono della nostra provincia. E oggi a qualcuno ho detto che possiamo inventarci qualcosa tutt'uno in provincia di Teramo, perché noi siamo mare, noi siamo collina e siamo montagna. Ci possono essere diversi gran premio qui, se non una partenza e un arrivo, non lo so, vediamo che cosa può nascere. Ok, ci vogliono soldini, ma li troviamo, va bene. Poi nel caso veramente succede, noi possiamo dire di essere ancora una volta stati quelli da cui è nato veramente. Grazie Presidente. Veramente. Grazie a tutti per quello che fate, saluto da Luciano e tutti gli ospiti. Grazie Presidente. Grazie al Presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi torniamo per parlare ancora di tanto ciclismo.
Sono quasi le 22 per questa prima puntata di Velo, quindi dobbiamo un po' accelerare i tempi, perché noi, col fatto che non ci siamo visti tante settimane, col fatto che oggi c'era la Tirreno Abbellante, con questo bagaglio straordinario, ce la siamo presi molto molto comoda. Però te avevi una curiosità per Riccardo. Volevo fare un'analisi con Riccardo sulla prova di Giulio Ciccone, Riccardo, perché addirittura oggi un ottimo quinto posto, l'unico italiano nei 10, però normalmente quando i corridori partono bene, e Giulio mi sembra che questa stagione sia partito veramente con la gamba giusta, tu che l'hai visto anche in precedenza, prima di questa Tirreno, ti sembra che Giulio possa veramente interpretare una stagione interessante durante questo 2022? Guarda, l'altro giorno a cronometro, in un'inquadratura, ho anche detto, ma è cambiato Giulio, mi sembra più... L'ho detto proprio come lo dico ora, più sodo, mi sembrava più bello anche tonico in bicicletta. Oggi, sai, tenere Pogacar non era facile assolutamente, anzi, era impossibile per nessuno, non ce l'ha fatta. Alla Filippo si è staccato, e Venepul ha rincorso, gli è andato 2 secondi, secondo me erano 3, e qui si vede che fa... Era sulla ruota giusta, quindi anche tatticamente mi sembra che sia più maturo. Io credo che Giulio, insomma, quest'anno è una stagione dove lo vedremo sicuramente fra i protagonisti. Il problema è che con questa gente qui vincere è sempre più difficile. Perché io oggi l'avevo detto, non so se hai seguito la sì, diretta. Sì, ho seguito il finale, ho seguito. Per me era adatta come salita, come tipo di arrivo alle sue qualità. Lui ha lo scatto, però quando vai su a 25 all'ora è anche dura scattare. Cioè, ce l'ha fatta, è scattato quella fe. E poi non ce l'ha fe, nemmeno lui, gli è partito un contropiede Taddei, e lì era il punto più o meno che pensavo ci fosse un contropiede favorevole a Giulio. Ma ragazzi, ha vinto Taddei Pogacar, non è che ha vinto Ciccino Davane, come dico io. E poi mi raccomando ragazzi, ora lo vado a cercare e te lo faccio sentire, perché mi mettete sempre in difficoltà con queste pronunce. Prima ho sentito Ruggero che Merlier l'ha chiamato Malver, non so come l'ha chiamato. Merlier l'ho chiamato. Merlier. No, non l'ha chiamato Merlier alla francese. Comunque Merlier, perché mi ci casco anch'io e Luca mi dà le bacchettate sulla testa. Ora, nel frattempo, vado a cercare e... Se lo trovo senti, ma forse non lo so se ce l'ho, però lo cerco. Ma te lo segui invece? Ah no, perché te hai solo Instagram, perché altrimenti su Twitter no, c'è io Facebook. No, su Twitter c'è proprio una pagina che ti indica proprio in pochissimi secondi la pronuncia esatta dei corridori italiani, per quelli che non sono italiani, e esteri, soprattutto per noi italiani, quelli un po' più particolari. C'è proprio una pagina sulla pronuncia dei ciclisti. So che la cosa ti potrebbe cambiare la serata. Sì, pronto? Ok, sta sentendo. No, perché siccome chiama Luca adesso. Chiama Luca. No, ce ne sono diversi di cose. Vabbè, anche ciao, su... Mago, grazie mille. No, ciao Mago. Anche su Pogacar, ti ricordi? Pogacar all'inizio. Quello lì vi volevo far sentire. Lui ci disse: chiamo Taddei Pogacar. Pogacar. Sì. Così, proprio preciso. Taddei Pogacar. Perché qua, cioè, anche Bertolotti oggi l'ho sentito lo speaker, no? Sì. Pogacar. È un problema Ma anche Remcom e Venepol, cioè all'inizio mi ricordo 2 anni fa quando uscì questo nome, tra l'altro c'era che era andato fortissimo all'Unigiana,
e Venepol, sì. Adesso ci viene un po' più facile, no? Ma all'inizio... Sì. Riccardo, ma adesso sabato prossimo sul Carpegna che succede? Ehi... Che succede? Allora, intanto domani che arrivano a Fermo, secondo me succede qualcosa, perché secondo me il bimbo, perché ora sono due bimbi, no? Uno è sloveno e l'altro è belga. Per me il bimbo belga domani qualcosa studia, perché lui non ci sta tanto a perdere. No, è vero. Se hai visto oggi il primo passaggio quando gli ha dato quella sfiammatella. Poi ha fatto delle dichiarazioni simpatiche, perché ha detto spero che si stanchi, cioè, voglio dire, quindi è simpatico, non lo trovo. Comunque Taddei aveva scritto espressamente, perché come suono Pogacar, suona meglio Pogacar o sì, come sì. Lo chiami, cioè suona meglio, però lui ci scrisse, cioè ci mandò un audio, e mi chiamo Taddei Pogacar. A quel punto lì come fai? Cioè non puoi dire... Direttamente dalla fonte. Oh, guarda, io sono... Riccardo, ma sul Carpegna, che succede? Che succede? Intanto vediamo l'altimetria. Sul Carpegna si mangia del prosciutto buono, perché c'è il prosciutto DOP. Non penso che sia... Non penso che sia... la cosa per cui fanno la doppia scalata, eccola qua. No, però io lì da voi, da Rosticini, ho visto che c'era qualcuno che li mangiava stasera. Io sarei venuto volentieri, super volentieri. Ma stai facendo la dieta, non puoi. Non puoi. No, ma io la Rosticini è comprensiva, cioè, ci sta dentro la cosa. Sì, proprio c'è scritto voce. Quando vai in Abruzzo mangia le rosticini. Ok, quindi, perfetto. Non c'è problema. Il problema è che in Abruzzo non ci vengo mai. Vabbè, ma è sul Carpegna che succede, Luciano? Sul Carpegna sarà un veglione trifello, perché con questo Pogacar credo che sia difficile per tutti. Questo quando deciderà di partire, e non credo che lo farà la prima volta, non penso. Penso che ci sarà una fuga, ma sulla seconda volta ci sarà il veglione del tritello. Poi fare... Allora, l'abbiamo detto oggi a microfoni spenti io e Luca, perché è difficile fare pronostici, è difficile pensare alla vecchia maniera. Godiamoci questo ciclismo, godiamolo nel commentarlo, e lo commentiamo dal vivo, perché è una goduta, ma è difficile prevedere quello che faranno, che non faranno. Allora, intanto noi abbiamo parlato di Pogacar, perché il numero uno ci ha bacinato con il suo scatto. Però ragazzi, Vingegaard ha fatto ridere i polli a cronometro, però oggi è arrivato secondo lì a 2 secondi. Vingegaard è uno che scherza mica poco anche lui. Ci sono quelli della Bahrain che per ora non si sono visti, ma normalmente vanno forte. Ho visto Landa che è sempre lì titubante, si volta. Un altro che va forte, mi permetto di segnalarvelo, ma l'avete visto anche voi, è il Pittore. Oggi ci ho anche provato alla fine. Il Pittore oggi, Miguel Angel Lopez, squadra nuova, è ritornato nella vecchia famiglia. Cioè, perché noi ora, in questo momento, si parla solo di Pogacar, perché ci ha disintegrato tutti la testa, no? Perché vedere quello che fa lui. Però dietro ci sono tanti corridori, e la classifica è ancora molto aperta, quindi sul Carpegna bisognerà capire. Sì, sul Carpegna, Riccardo, lo sai cosa penso io? Che Giulio potrebbe approfittare di questa tappa del Carpegna. Vedi. Perché se sul Carpegna, al secondo passaggio al Gran Premio della Montagna, 2, 3, 4 chilometri dallo scollinare, prova ad attaccare, Giulio non è vicinissimo in classifica. Io ritengo che se sono un po' intelligente, e ha la gamba che io ritengo che abbia, potrebbe attaccare Giulio con 2, 3, 400 metri scollini dal Carpegna,
non hanno un grande interesse ad andarlo a prendere perché in classifica è abbastanza lontano, potrebbe essere una tappa ideale per Giulio, perché poi gli uomini di classifica indicativamente si controllano a vista, quindi e quindi Giulio potrebbe essere uno dei corridori che potrebbe approfittare di questa tappa per vincerla. Quello che hai detto è giusto e lo condivido. Il problema bisogna vedere come andrà la tappa di domani, perché Carpegna, essendo l'ultima giornata e il giorno dopo non c'è più la cronometro, quindi non c'è, è una tappa per velocisti, praticamente si deciderà la Tirreno Adriatico in quella tappa lì, cioè per la classifica finale. Però dipenderà molto da quello che succederà domani, perché domani secondo me è un'altra tappa come quella di oggi. Oggi guarda che sono andati molto forte, domani è piuttosto breve la tappa e quindi potrebbe esserci anche dei ribaltamenti. La classifica è molto corta e oggi una cosa che mi ha un po' lasciato un po' così, se togli Formolo e Soler, la UAE ha lavorato tanto precedentemente, perché noi eravamo in diretta dalle 2:30, ha lavorato molto nella fase di recupero su quei 10 corridori, perché la corsa è stata veloce, ma davanti c'erano 10 corridori che sono andati molto forte, anche Quinn Simmons lo ha dimostrato. Lui poi è arrivato, cioè a un certo punto il gruppo l'ha rimangiato perché veramente andavano forte, però la UAE, che aveva determinato tutta la prima parte della tappa, da ultimo c'era solo Formolo e Soler. Maika non lo so, ma l'ho visto un po' così. Quindi su una tappa come quella del Carpegna bisognerà che facciano attenzione a distribuire anche le forze, anche la squadra. Lì ci vorrà la squadra. Poi ci pensa tutto lui, perché lui è così. Ma appunto dobbiamo vedere domani, perché domani l'attaccheranno. Io non credo che gliela lasciano vincere così facile. E secondo me domani è una tappa predisposta a fare degli attacchi e la squadra dovrà lavorare, dovranno spendere energie, quindi è tutta da giocarsi. Secondo me ancora sarà molto bella ancora la Tirreno Adriatico. Ruggero, sei d'accordo con quello che dice Riccardo, cioè non possiamo analizzare in prospettiva il Carpegna senza valutare quello che potrebbe accadere domani? E comunque, al di là di questo, la tappa di sabato, che diciamo è quella che è decisiva, come la immagini? Sì, vabbè, giusto quello che dice Riccardo, perché comunque devi fare un pezzetto alla volta. E anche se Pogačar ha dimostrato di essere il più forte, come dice Riccardo, ci ha azzerati la testa, però dietro c'è Evenepoel, che vedi, non è che ha detto è il più forte, vediamo quello che è successo, ha detto speriamo che si stanchi, cioè l'ha buttata giù diversamente, è uno che non accetta la sconfitta, è chiaro che sono lì a giocarsela. Poi per natura la Tirreno ha sempre avuto una classifica corta, anche se in questi ultimi anni scalando delle belle salite, comunque poi la differenza la si può fare, a differenza degli anni miei, che veramente il podio era tutto chiuso in 4-5 secondi. Per tornare a Giulio, Giulio si trova ad affrontare delle stagioni diverse da quelle che era abituato a gestire qualche anno fa, quando magari era meno conosciuto e quando aveva meno pressione, e quindi fughe che con la gamba poi qualche è riuscita anche a vincere tappe importanti al giro e a farsi vedere. Adesso è diventato, se vuoi, un uomo di punta di una grande squadra Pro Tour come la Trek Segafredo. Eh sì, infatti, e quindi scusami, fa corsa se ti parallela. Vediamo un po' di foto della conferenza stampa pre-Tirreno, perché erano seduti in quattro, diciamo, i big. C'era Pogačar, c'era il nostro Giulio, c'era Ganna e c'era Peter Sagan, che adesso è andato a casa. Quindi il ruolo viene dato anche da queste cose. E quindi lui adesso ha questo ruolo e tendenzialmente fa corsa parallela con i migliori.
Oggi la dimostrazione è che è rimasto lì. È chiaro che sullo scatto secco, sulla fiammata, sullo strapotere di Pogačar, nessuno ha potuto far nulla, quindi anche Giulio, però rimanendogli attaccato, quindi quarto, quinto, secondo me è andato benissimo, come ha detto anche Luciano. Come fare? È chiaro che se si riuscisse ad anticipare una salita come quella di dopodomani o magari quella di domani, Giulio comunque con una buona gamba e anche strutturato, perché oggi l'abbiamo visto con una bella gamba piena, un bel rapporto, si vedeva che aveva una pedalata performante. Potrebbe dire la sua, però adesso è più difficile, nella fase più difficile della sua carriera, perché sai, quando sei meno conosciuto puoi permetterti quello scatto in più e magari vai via. Adesso è costretto per valore a fare corsa parallela con i grandi. Ruggero. Ma è successo, mi ricordo, anche a Dario Cataldo ai tempi, era un corridore considerato e qualche anno fece classifica, al giro per dire. Che cosa stiamo notando, Ruggero? La UAE, a prescindere Pogačar, che era forte anche l'anno scorso, però si è mosso molto, ma molto bene nel mercato, mi sembra una squadra molto più solida rispetto alla UAE dell'anno scorso. E la Jumbo sta riconfermando, in Francia abbiamo visto che ci sono state giornate che hanno fatto prima, seconda e terza. La Jumbo è pazzesca, ha fatto prima tappa della Parigi-Nizza. È fortissima. Si è spenta un po' la Ineos. La Quickstep sembra sempre quella grande squadra per le grandi corse di un giorno. Di un giorno. Sì. Però mi sembra che in questo momento sia la UAE che la Jumbo hanno soffocato un po' le altre squadre, cioè fanno fatica gli altri a vincere. Ma poi ogni stagione non è uguale all'altra. Vedi, per esempio, nella Ineos Carapaz sta soffrendo un pochino. A Ineos, ragazzi, vi ricordo che ha vinto la cronometro e sono tre nei primi dieci in classifica, cioè no, perché se questa è una squadra che soffre, no, insomma, no, io provo ad interpretare quello che è il discorso, nel senso che rispetto a come l'abbiamo conosciuta, e partiamo dall'epoca Sky, inevitabilmente, certo, rispetto a come l'abbiamo conosciuta, oggi diciamo che gli squadroni di riferimento, tra gli squadroni di riferimento mettiamo la Jumbo-Visma, certamente sì, mettiamo la UAE, ovviamente sì, mettiamo la Quickstep in un modo un po' laterale, perché ha sempre questa idea delle grandi classiche del nord, e la Ineos, ora infortunio di Bernal a parte, però sembra essere, diciamo, in una griglia di partenza in seconda fila, non ultima fila, ovviamente. Sì, no, no, ma quello ho capito, cioè il discorso che è stato, il tema che è stato toccato le squadre sono quelle che avete detto, non ci sono dubbi, però se me la metti così, io che sono un direttore sportivo, un dirigente della Ineos, ti dico, vabbè, Ganna ha vinto la cronometro, è terzo in classifica generale, ok, va bene, domani non ci sarà più e salterà, ma Goganga è qui, cioè è quinto in classifica generale, sì, a 43 secondi, Ricci Porte ed è anche brillante, perché comunque è molto è molto brillante. Ricci Porte è nono in classifica generale, te lo dico, a 1:02. Voglio dire, sono corridori questi che sono abituati a stare là nel pieno. Poi è chiaro, Ruggero e Luciano, che non sono la Ineos di Froome, Wiggins, certo. Ma io ho anche detto un'altra cosa, scusate se sono lungo, stasera è la prima puntata, mi dovete sopportare. No, ma io ho anche sottolineato questo, perché la gente si dimentica, no? Il ciclismo è cambiato anche come modo di andare nelle corse, no? Quando criticavano Sky,
che dicevano, allora Sky, che diceva, ma come si fa? Si mettono in testa uno per uno, poi ognuno fa i suoi vantaggi, ma perché, scusate, perché la Jumbo Visma cosa fa? Perché la UAE cosa fa? Fanno le stesse cose che faceva la Sky, però non lo sento dire a nessuno, forse perché probabilmente Sky, che era quella che cioè, spendeva più di tutti, aveva un modo un po' per la gente un po' arrogante nel proporsi, allora stava un po' sulle balle, ma quest'altro uguale fanno, cioè il ciclismo è fatto in questa maniera qua, se fai una selezione meni e basta. Magro, forse perché corridori magari come Van Aert, per dire, e Pogacar sono più empatici di corridori come Froome, per dire. Senza dubbio. È un po' anche quello, no? Vero, ed è quello di cui parlavamo anche stamattina. Questa mattina, cioè il fatto che probabilmente questa generazione di corridori molto giovani, ma già campioni, siano già molto sintonizzati. Ma io già ti chiedevo, per Dio, ma Van der Poel sì, si è fatto male alla schiena, ma quando rientra, no? Sì. Cioè, comunque, sai, è come se mancasse un pezzetto in questo ciclismo. Mi sta mancando Van der Poel. Cioè, le strade bianche mi è mancato. Guarda che a chi è alla tua destra sta mancando ancora di più, Cioè, no, a chi lo dice? No, alla tua destra sta mancando dire, e io sono tutti. E io sono uno che sinceramente ho fatto fatica a riabituarmi, a riaccettare, a metabolizzare questo nuovo ciclismo, perché comunque anche quando mi confronto con Luciano e Magrini il mio ciclismo comunque era il ciclismo moderno, perché Michele Bartoli, Bettini, Danilo Di Luca, Armstrong, Urich, comunque Pantani era il ciclismo moderno, cioè non parlo di Moser e Saronni. E allora quest'altro ciclismo, vorresti dire che noi siamo vecchi, scusa. Guarda, io sono stato zitto Riccardo, sono stato zitto da dire occhio che ti stai ficcando in una situazione Luciano di te, non ho capito io, cioè, sapevo che toccavo un argomento, io comunque vengo da un ciclismo moderno e quindi quando anche tu Magro o Luciano ma mo se va forte, cioè comunque io soffro dentro, no? Perché comunque ai tempi, dicevi cioè, andavo forte anche noi, cioè i record ce li abbiamo nel mio ciclismo, no? Assolutamente. Però ti ripeto, inizia a mancare Van der Poel perché non lo vedo. Van Aert è impressionante, quelle tre tappe al Tour, montagna, volata, crono, cioè come abbiamo detto già all'inizio della trasmissione, è bello. Assolutamente. Ti traggo d'impaccio, come si fa quando si valuta la storia moderna e storia contemporanea? Il tuo era ciclismo contemporaneo, il loro ciclismo moderno, ti va bene? Va bene. Diciamo che così accontentiamo tutti. Così accontentiamo tutti e la teniamo per noi. Ciclismo contemporaneo, il tuo, il loro ciclismo moderno. Va bene, ciclismo contemporaneissimo, e vi faccio vedere anche che posti, che dove è stato il nostro Moreno Di Labbio, che questa sera abbiamo in collegamento, e gli do la buona serata insieme a Claudio Cini. Ciao Moreno, ciao Claudio. Ciao. Eccoli qua. Buonasera. Bentornati. Ciao Claudio. E ciao. Ciao Ruggè. Ciao. Volete vedere dove sono stati? Maurizio, facciamo vedere un po' di immagini, no? Per capire che noi abbiamo parlato di mare, montagna. Faceva freddo qui, allora siamo andati al caldo. Il Reno Adriatico. E sono stati qui, a Fuerteventura. Oh, ragazzi, ci raccontate un po' questa esperienza? Ma allora, noi abbiamo voluto inaugurare la stagione trasferendoci alle Canarie proprio per parlare di cicloescursionismo, perché se no si parla sempre di agonismo, invece la maggior parte dei praticanti va in bicicletta per divertimento, come abbiamo fatto noi. Che poi non è stato così tanto divertimento, perché abbiamo avuto delle tappe molto impegnative con un vento tra i più forti che ha... Abbiamo capito perché quella è la zona dove vanno tutti i surfisti. Ma più o meno forte delle strade bianche?
Ma guarda, in alcuni casi anche le nostre mountain bike, che pesano sicuramente un po' più delle bici da strada, hanno avuto quasi un veleggio. No, no, a me è successo che durante una salita, un tratto in contropendenza, una folata di vento mi ha fatto scivolare. Quindi quando il fondo è sdrucciolevole, succede, è facilissimo. Benché le nostre gomme fossero molto più larghe e tassellate rispetto alle loro, quindi abbiamo potuto, come dire, vincere la resistenza del vento sia frontale che laterale, e qualche volta ci ha aiutato perché ci spingeva. Sì. E veramente si viaggiava a velocità, impressionante, alte, sì, senza fare troppa fatica. Ci ha fatto dannare le prime 3-4 tappe e poi siamo stati dirottati a sud, e quindi il vento ci ha aiutato a riposare un po' le gambe, perché le prime tappe sono state veramente impegnative. Tra l'altro non siamo stati solo a Fuerteventura, ma siamo andati anche a Lanzarote, quindi ci siamo fatti un po' la parte alta di Fuerteventura, invece ci siamo girati tutta, diciamo, tutto il periplo dell'isola di Lanzarote, che è stata veramente una piacevole scoperta sotto tutti i punti di vista. Io conoscevo bene Tenerife, Gran Canaria, dove vanno comunque tutti i ciclisti, come si suol dire, a svernà, a riposare e allo stesso tempo ad allenarsi. E queste due isole sono sicuramente molto più brulle, molto più selvagge, con paesaggi da deserto, da strade pesanti, carrarecce laviche, vulcani bassi perché non hanno alture importanti. Siamo arrivati fino a un massimo di 600 metri d'altezza e livello, quindi è stata veramente una bellissima scoperta per essere sempre alle Canarie, dove noi comunque ormai già da qualche anno ci rechiamo un po' a divertirci, ecco. È stata un'esperienza e anche delle immagini bellissime. Moreno, ci dici un po' in questa stagione di che cosa ti occuperai con la tua rubrica, perché siamo curiosi. Allora, a me ti dico la verità, sono 2 anni che resta sempre in testa la rubrica indimenticabile. Un pomeriggio arriva la rubrica di Moreno e vado a scaricare come si scende dalla bicicletta. Ho detto: ma è impazzito, come si scende dalla bicicletta? Ma siamo impazziti. Come si scende dalla bicicletta? E poi, invece, mandandolo in onda, ho scoperto che non sapevo niente di come si scende in bicicletta, men che meno di come ci si sale. Moreno. Dovendo, diciamo, praticando la mountain bike, insomma, le situazioni di salita e discesa sono all'ordine del chilometro, quindi capita spesso di dover risalire in condizioni poco agevoli e dover scendere soprattutto in condizioni poco agevoli. Ma anche con la bici da strada, per esempio, facendo triathlon, mi diverto sempre quando faccio la transition zone dalla bici, scendo per cominciare il tratto, la zona di transizione, mettendo il piede proprio sulla linea, i giudici che si sbracciano dicendo no, devi poggiare il piede a terra. Lo fai esattamente nel punto in cui lo devi fare, quindi sono piccoli dettagli tecnici che possono magari aiutare, guadagnare quei secondi preziosi a chi, per chi fa la differenza. Per noi no, per noi è puro divertimento. Però, diciamo, sono dettagli. Quest'anno volevo trattare anche un po' i temi che riguardano la motivazione, soprattutto dei ragazzi, perché comunque è importante che i tecnici tengano in considerazione un po' gli aspetti emotivi, motivazionali dei ragazzi, per far sì che, insomma, siano sempre più stimolati e coinvolti a praticare il ciclismo, visto che magari siamo reduci da questo periodo di lockdown, di pandemia, c'è tanta voglia adesso di muoversi, di andare in giro, quindi sfruttiamo questa cresta dell'onda. Moreno, scusami se ti interrompo, perché hai aperto una parentesi molto importante, le motivazioni. Secondo me in questo momento i tecnici del ciclismo, io consiglierei di far vedere le corse ai ragazzi, perché già far vedere queste belle manifestazioni di ciclismo è motivante, perché veramente stiamo vedendo uno spettacolo, e per chi vive il nostro sport con la passione che abbiamo addosso, veramente ci stiamo emozionando.
Farli vedere ai ragazzi potrebbe essere un ottimo veicolo di motivazioni e di far appassionare ancora di più sti ragazzi. Beh, sicuramente, diciamo, quello che dici è verissimo. Noi in Abruzzo abbiamo la fortuna di avere tappe della Tirrena Adriatica e del Giro d'Italia, che insomma fortunatamente ogni anno almeno uno se non due giorni fanno visita, e quindi per i ragazzi è importante vivere questa atmosfera. Io ho un figlio di 14 anni adesso e tutti gli anni andiamo a vedere la tappa con la speranza di raccogliere qualche borraccia. Sono simboli di uno sport di alto livello e che però si può toccare con mano, cioè i ragazzi possono vedere questi campioni a pochi metri, anzi sfiorarsi, e quindi la partecipazione è importante. Infatti ringrazio chi si prodiga per far sì che tutti gli anni ci siano queste tappe. Sì, ma bisognerebbe secondo me seguire anche qualche cosa di più locale, tappe sicuramente, o meglio, gare più di natura più piccola, più terrena, più vicina a quello che può essere lo sport in generale, non solo tappe del Giro d'Italia o della Tirrena Adriatica. I giovani, secondo me, in questo momento, non so, sono un po' allo sbando. Spero che quanto prima si riprenda un po' più la socialità, la socializzazione, la vita in strada, che si è persa dietro uno schermo di un telefonino. Certo. E, sì. E noi ci faremo da portavoce. Noi comunque Io devo, ho i tempi strettissimi, perché stasera sono tantissimi gli argomenti, tant'è vero che poi caricheremo a parte la tua rubrica di questa settimana sui nostri social, Moreno, perché questa settimana altrimenti veramente dobbiamo chiudere come vorrebbe Riccardo al 00:25. E Maurizio già comincia a chiedermi come si deve regolare per la pubblicità, mi ammazza. Grazie Claudio, grazie Moreno. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi. Ci fermiamo per la pubblicità. L'ultima volta poi parliamo di Urban Bike Tour, a tra poco.
Ultima parte di Velo per questa sera, e noi ci divertiamo in diretta e fuori la diretta forse ancora di più, ed è anche complicato, Però, visto che siamo nell'ultima parte, diamo la buona serata a Filippo Catania di Pescara Bici. Ciao Filippo! Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Perché ci devi parlare dell'Urban Bike Tour che si terrà sabato? Certo, certo. Grazie comunque dell'ospitalità. Saluto tutti i vostri ospiti di gran livello come sempre. Io sono il presidente di FIAB Pescara Bici. FIAB è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Noi promuoviamo in tutta Italia la mobilità ciclistica, l'uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano, sempre in un'ottica di tutela dell'ambiente. E per fare questo organizziamo molte cose, anche eventi come l'Urban Bike Tour, che abbiamo pensato dopo che il comune di Pescara ha presentato il Biciplan. Il Biciplan, come sapete, è lo strumento di pianificazione di mobilità ciclistica, cioè quello che ci indica dove andare, quindi indica dove fare le piste e dove attuare appunto delle infrastrutture ciclistiche. Quindi tra questo e l'avvento, il prossimo della nuova Pescara, insomma, ci hanno dato lo spunto per esplorare delle possibili soluzioni ciclabili sia per la città che nel territorio, nel comprensorio pescarese. E per fare questo abbiamo invitato non solo tutti coloro che hanno piacere di venire, quindi tutte le persone che vanno in bicicletta, si spostano in bicicletta quotidianamente, ma anche le associazioni, sia quelle ambientaliste che quelle che si occupano del sociale, perché il nostro obiettivo è quello, attraverso un miglioramento della mobilità e un miglioramento anche della vivibilità della città. E quindi gli Urban Bike Tour ci stanno permettendo, perché ne facciamo 8, questo è solo il quarto, ne facciamo 8 prima poi di fare il nostro classico Tour dei Ponti, che quest'anno invece cambierà un po' format, non sarà più la classica biciclettata, ma cercherà di mettere insieme tutti gli amministratori dei comuni del comprensorio pescarese, quindi di tutte le città che confinano con Pescara, per parlare tutti insieme di mobilità. E quindi di mobilità ciclistica soprattutto. Quindi ecco, cambiare la mobilità per tutelare l'ambiente, per tutelare la salute dei cittadini, migliorare l'economia, perché la bicicletta va a favore dell'economia del territorio, ed anche la socialità. Quindi questa volta ve la faccio vedere, questa volta prendiamo una zona, sempre riferendoci al Biciplan, prendiamo una zona che va intorno a Via Pepe, Via Benedetto Croce, Via Davalos. Insomma, esamineremo insieme a chi verrà con noi le strade di quella zona, e cercheremo di fare la sintesi per proporre all'amministrazione delle soluzioni, magari anche diverse, anche se dobbiamo dare merito ai progettisti del Biciplan, che sono stati gli architetti Oranges e Mastro Leonardo, di averci interpellato più volte durante la fase di progettazione. Quindi insomma, un po' ce l'abbiamo messo il naso dentro, perché insomma qualcosa FIAB sono 30 anni, più di 30 anni di vita che è passata attraverso anche queste azioni. Ecco,
Gli Urban Bike Tour, sì Jacopo, gli Urban Bike Tour sono un pezzo delle cose che facciamo, un pezzettino delle cose che facciamo, perché stiamo per varare, anzi prima vi faccio vedere quest'altro che... Peraltro scusami Filippo, sì. Interrompo un attimo perché mi dai la possibilità, visto che te stai facendo la condivisione dello schermo e che mandi le cose di cui parli, siamo per inviare la lettera di licenziamento a Maurizio Gui, che a questo punto abbiamo capito non serve assolutamente più in regia, perché vediamo direttamente le cose tramite te. Grazie, puoi continuare. Vabbè, mi dispiace per lui, potrà venire a mangiare a casa mia quando okay. vuole. Vabbè, a parte gli scherzi, certo. Sì, dicevo, insomma, per essere il più rapido possibile, noi dal 21 al 25 in tutta Italia faremo la settimana tutti a scuola a piedi e, o in bicicletta presso le scuole, e per fare questo ci avvaliamo dell'esperienza che abbiamo con il Pedibus, che è stato un progetto del comune che abbiamo noi aiutato a realizzare, e il Pedibus che facciamo, aiutiamo a fare all'amministrazione, soprattutto per il grandissimo coordinamento della professoressa Cristina Tarquini, nostra socia ovviamente, che ha mandato avanti questo grandissimo progetto di mobilità sostenibile. Andare a piedi a scuola fa parte anch'esso della mobilità sostenibile, perché evita di prendere l'automobile. Okay. E poi abbiamo faremo un corso di educazione stradale con la collaborazione della Polizia Municipale, in particolare del maresciallo Macciola, e questa cosa la faremo alla ciclostazione di Porta Nuova, ciclostazione che è stata varata al comune, è stata data in gestione a Faieta Motors, che collabora con noi in molte maniere, e quindi cerchiamo in questa maniera di promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto quella ciclistica ovviamente. Certo. Soprattutto anche in questo momento che c'è veramente bisogno di muoversi in soprattutto bicicletta. Per voi del ciclismo moderno. Sì, prescindere questo, però in questo momento dove c'è crisi anche economica abbiamo proprio bisogno di muoversi in bicicletta, anche per risparmiare un po' di benzina, perché sì. La benzina è diventato un costo esorbitante per le famiglie, quindi utilizzare la bicicletta potrebbe essere una cosa molto ma molto intelligente, soprattutto in una città come Pescara, perché Pescara sappiamo tutti le grandi difficoltà e il traffico che c'è in questa bellissima città. Oh, intanto scusate, prima di salutare Filippo e ringraziarlo perché siamo veramente in chiusura, un paio di minuti subito è arrivata la vendetta alla lettera di licenziamento, però io adesso mando la sigla e ti chiudo la diretta e ti attacchi al tram, mi scrivono dalla regia che sono sempre molto molto gentili. Oh Filippo, vogliamo per chiudere dare l'appuntamento con l'Urban Bike Tour, perché siamo veramente in chiusura? Alle 10 all'incrocio tra via di sabato 12, quindi dopodomani, all'incrocio tra via Pepe e via Marconi, saremo lì ad aspettare chi vorrà venire con noi. Grazie Filippo per essere stato grazie. Con noi. Grazie, grazie a voi. Mette in bocca al lupo per questo evento, che effettivamente hai ragione te Luciano, poi in realtà in questo momento andare con la bicicletta, oltre che far bene, consente anche, a volte si vedono dei prezzi col carburante. Per voi del ciclismo moderno, dicevamo, è importante, per chi invece è del ciclismo contemporaneo come è Ruggero non serve, perché è in forma smagliante. Visto che siamo veramente in chiusura, ma chi la vince la Tirreno? Visto che poi ci rivedremo che sarà finita. È quasi scontato che la vittoria finale potrebbe andare a questo grande fenomeno del ciclismo, che è appunto Pogačar, però il ciclismo è fatto di pedalate e anche di ci giornate... sono ancora perlomeno ancora due tappe molto molto interessanti da seguire, e poi ci sarà la giornata di domenica, che domenica San Benedetto
sicuramente ci sarà una volata di gruppo per finire questa edizione di questa Tirreno che mi sembra veramente di grandissimo livello. Insomma, non si stanca. Ti dico chi vince domenica. Chi vince domenica? De Mar vince domenica, Riccardo. Visto? Perché chi vince la Tirreno? C'ha ragione Ruggero. De Mar l'altro giorno ha perso male da un pelino, capito? Sì. C'ha ragione, però io spero che vinca invece un italiano. Ce ne abbiamo tanti, ma sono volate. Ha detto bene in apertura Luciano, sono belle anche le tappe per velocisti, per tutto quello che c'è prima, per quello che c'è la preparazione, i treni, e poi mai come quest'anno c'era così tanto valore sul campo, mancano veramente pochi velocisti, poi ci sono tutti, insomma, potrebbe esserci anche la zampata di Marchino Cavendish, che mi sembra un po' che batta un po' in testa, devo dire, però insomma, se passa il Carpegna, domenica mi aspetto tanta gente. Secondo me hanno fatto una bella cosa togliendo la cronometro finale, perché ormai era un po' vecchia, non c'era poi il fatto di arrivare il martedì, il mercoledì, la gente si era un po' stufata. Invece domenica, secondo me, potrebbe essere una bella festa di chiusura a San Benedetto del Tronto sul lungomare, con una corsa in linea, insomma, con una volata probabile. Penso di vedere tanta gente, come c'era anche oggi a Bellante, quindi, e domani ci sarà altrettanto a Fermo. Va bene ragazzi, abbiamo finito, e neanche troppo, andando troppo oltre. Preciso. Sono 22:46, siamo precisi. Un minuto. No, come esordio non c'è male, eh? Certo, poi Maurizio mi dice, certo, se poi ti allunghi che per salutare ci metti mezz'ora, hai voglia a far bene. Va bene, comunque, grazie ragazzi, grazie Luciano. Grazie. Buonasera. Luciano. Grazie a voi. Grazie Riccardo, buona Tirreno. Riccardo, a te Luca Gregorio, grazie. Grazie mille a voi. Canale, buonasera, ciao. Evento. Sabato l'Urban Bike Tour, grazie a voi che ci avete seguito, siete stati in tanti... Saluto tutti quelli che ci hanno scritto, Carmine, Tony e tutti quanti, quelli che ci hanno mandato SMS, WhatsApp e quant'altro. Ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta TV6, canale 14, del Digitale Terrestre. Buonanotte.